Zombie Apocalypse. Ciao a tutte e a tutti, allora, nuovo video vlog barra chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, buon anno a tutte e buon anno a tutti. Dunque, allora, volevo prima fare un video vlog ma non è stato possibile, oppure, per meglio dire, non c'era un'anima viva in giro per Palau, meglio così, ma dalla parte è anche peggio così, tipo così, non si può. Non me la sono sentita, non sono più abituata come prima a fare video vlog, li farò prossimamente in giro per casa, ma in giro per la città non ce la faccio, non ce la posso fare, non ho vergogna, più che altro non sono più abituata come prima, mi tolgo anche gli occhiali perché mi danno fastidio, vabbè, e niente, quindi non sono riuscita a fare questo video vlog e farò questo video vlog barra che diccio, raccontandomi un po' dove sono stata. Allora, sono andata a fare tante commissioni, poi sono andata a fare la spesa e infine ho fatto un video anche per voi stamattina presto dopo colazione. Allora, mi ho fatto la mia bella skin care routine, ovvero non ho fatto la morning routine video, la sto facendo adesso con voi, e prima ho fatto appunto un video di make up, di come mi potessero piacere i prodotti, quanto mi piacciono i prodotti soprattutto. Mi sono toccata con questa palette, dove, vabbè, ve l'ho fatta vedere già nell'altro video, andate a vederla, a vedere il video che vi linko, non so se è sinistra o destra, ne pare più che sia a destra, sì, link di scheda di informazione, con questa palette qui, Pret Rare, non so se sia Pret Rare, non lo so, questa qua, molto bella, con questi colori belli scargianti che mi piacciono da morire, sono troppo belli. Tra l'altro ho notato che mi sa che Scarlet Diva mi ha taggato, quindi a presto farò un bel farò un bel video tag dove appunto le mi cita, perché per, non so se è il make up, se, appunto, se no che cosa è il make up appunto. Oddio che occhiaie, che nonostante le ho coperte, vabbè, e niente, quindi ci tenevo a fare questo video tag e lo farò presto, quindi Scarlet Diva, non so come, non mi ricordo il tuo nome vero, però perdonami, veramente perdonami di cuore, ma non mi ricordo il tuo nome. Comunque niente, a parte questo farò questo tag, quindi aspettati questo video mio. E niente, raga, io gli occhiali mi metto perché non vedo una mazza. Comunque, vabbè, niente, sono anche un po' zozzetti. E vabbè, quindi, cosa dirvi di bello? Che alla fin fine sto riuscendo a fare tanti video tag, no, che dico, tanti video vlog di chiacchiericcio. È vero, mi dovrei preparare le cose prima di fare i video, però ragazze, se me le preparo non so se sono spontanee o meno. È originale, quindi preferisco prepararmi alle cose in un altro momento per fare altri tipi di video, ma per questi voglio essere più scialla, tranquilla, più scialla possibile. Sì, vabbè, ho detto la stessa cosa, comunque ci siamo capite. Ebbene sì ragazze, ho deciso che questi video devono essere liberi di esprimersi, quindi nulla. Era per dirvi semplicemente che mi ho fatto la mia morning routine con i miei soliti prodotti. Devo ancora provare quel prodotto della Govi, come, o Jovi, non so come si chiama. Questo qua sarebbe, a dire, aspettate un secondo, sarebbe questo qua. Questo qui, che non mi ricordo come si pronuncia, è della Michelle Hunziker. E ha questo, come dire, questo flaconcino qua che... A me non ho sentito nessuna recensione al fatto di questo prodotto. Lo vorrei provare, ma ho paura di rischiare, quindi non lo so se provarlo o meno. Vi farò sapere in merito se quando l'avrò provato, lo proverò in diretta con voi, ma al momento lo provo quando mi sarò decisa, appunto. Perché al momento no, ho paura, boia, a provarlo. Non lo so perché. Perché io tendo a provare i prodotti che conosco bene, mi ci trovo bene, ma questo
Allora, prima di tutto mi dicono che, allora, mi ha detto mia madrina di cresima che è vegan, sì. E infatti qua è scritto sulla scatola che è vegan, quest free. Dov'è? C'è il coniglietto qua? Mi pare di sì. No, non vedo il coniglietto. Comunque fidatevi che pare che sia quest free. Non c'è neanche un coso per... Ah, è vero, adesso mi ricordavo, l'ho fatto vedere un video dei miei regali di Natale e c'ha la pipettina per dosare il prodotto, poi voi ve lo spalmate oppure direttamente sul viso, però io direi più sulle mani e poi sul viso. Sulle mani pulite ovviamente, ragazzi, ma va, però questo è quanto. E questa è sulla pipettina, o come si chiama, non lo so. Comunque, raga, sperando questo prodotto non mi faccia reazione allergica, ma ne dubito perché ho già avuto modo in passato di provare prodotti cruelty free barra vegani e non mi hanno fatto niente, ma non mi hanno fatto neanche, chissà che miracolo. Mi hanno solamente... aspettate un attimo che... Allora, vi dicevo, non mi hanno fatto granché questi prodotti cruelty free, però non mi hanno neanche... come si dice? Non mi hanno neanche... fatto chissà che beneficio, tutto lì. Non c'è un fazzoletto, che strano. Boh, vabbè, niente. E nulla, ragazze. Sì, alla fine ho voluto fare questo videovlog per raccontarvi della mia giornata. Ho fatto il make-up. Appunto, vi invito nuovamente ad andare a vedere il video del make-up. Ho anche il video dei miei regali di compleanno, che è sempre nella scheda del compleanno. Il video dei miei regali di Natale, scusate, metto il link nella scheda di informazione, lato a destra, e il video del vlog, che adesso non mi ricordo che titolo ho messo, però andatelo a vedere tutti, se vi va, vi invito. Non siete obbligati, ma se vi va, io vi aspetto a commentare o mettere anche solo un like o un saluto, quel che volete voi. Quindi oggi sono stata appunto a fare compere, a fare la spesa. Ho preso poche cose ma buone, solo roba di cibo. E poi ovviamente sono stata a farmi un giro cercando di capire se volevo fare questo benedetto videoblog o se volevo solamente stare lì a fare una passeggiata. Il fatto sta che non mi sono decisa perché mi sono ricordata che sono da un bel po'. Voi direte: a cosa c'entra con quello che ci stai per dire? Aspettate, mi sono ricordata che sono da un bel po' senza fare video, vlog, in giro come una scema di fronte a un telefonino. Quindi ho detto: no, non me la sento. Meglio faccio videoblog e chiacchiericci in casa e buona lì. Perché non me la sento di fare videoblog in giro per il mio paese. Perché poi la gente mi prende per scemo, per strana. Vabbè. A certi youtuber, oh, no, a certi. A tanti youtuber, non youtuber, ci pensano un po' come dei strani. Però così e così ce la dobbiamo prendere. Così ci dobbiamo tenere le nostre stranezze. Però YouTube è YouTube e la vita reale è un'altra. Però se uno ci vuole fare un video vlog, che ne so, ispirata alla Sardegna, o che ne so, un video vlog ispirato allo Stivale d'Italia, cioè all'Italia, ai posti più belli d'Italia, non vedo perché non devi vloggare. Ah, a proposito, ci tengo, non ho più guardato video, o almeno qualche volta, video su il video del canale Toujours Sardegna, o Sardegna Toujours, qualcosa del genere. Dovrei guardare quel video lì, perché sono troppo belli, sono ispirati proprio alla mia amata Sardegna, sono troppo belli, dai. Dico così perché qualche volta ho avuto modo di guardarli, di vederli, sono meravigliosi. Ah, che bella che è il mare della Sardegna, ma cosa è di meraviglioso, troppo bello. Poi, ragazze mie, che altro dire? Sì. Per non ripetermi, vi dico che stamattina ho usato l'acqua alle rose, so che lo so, conoscete già, e poi ho preso sempre la crema in tono, come si può dire, non in tono, si può dire, in combo, allora, latte detergente, acqua alle rose e in combo con latte detergente. Crema alle rose in combo, tutte e due hanno la stessa linea, lo stesso nome, quindi direi che quando mi devo depilare al mattino, questo mento qua, il mento mio, o anche le sopracciglia e tutto il resto del viso,
quando mi vado a risciacquare tutta dopo la depilazione con latte e detergente, poi un po' di crema, abbondante crema, rinasco. E per dovrei mettere anche l'acqua termale, che ovviamente ogni tanto vado a spruzzare, non sempre, perché tante volte preferisco andare dritta a lavarmi la faccia e boh. Comunque fa il buon effetto, perché un po' mi pizzica, ma dopo un po' mi lenisce tutto il viso e anche la zona depilata. Niente, ragazze, questo era tutto. E volevo farvi vedere il mio abbigliamento. Il mio abbigliamento è questo. Allora, ho i miei pantaleggings e poi ho questa maglia qua, barra maglietta fino che toccano metà coscia, e niente. Poi, come vedete lì, c'è la mia borsa, ho portato la mia borsa appresso, che è quella indispensabile, quella borsa lì. E basta, ragazze, questo è il mio trucco di oggi, ve lo faccio rivedere, anche se vabbè, vi tocca andare a vedere anche l'altro che ho fatto di video, li pubblicherò tutti oggi e basta. Niente. Il prossimo video lo vedrete se non stasera, domani. E lo so, qualche mia amica come si dice, si arrabbierà. Perché non ho fatto il video proprio alla lettera, proprio non un bel video, ma un video perfetto. Dovrò dirlo pubblicamente stavolta, mi sa che cose non me, se me le scrivo non mi scrivo per niente, perché voi direte in che senso non te le scrivi le cose. Nel senso che per scriverle preferisco parlare a braccio, è vero, mi devo decidere. O mi scrivo le cose per YouTube per poter parlare bene, oppure vado a braccio. Tra le due ho deciso che faccio video così tanto per, cioè vado a braccio, perché a scrivermi lì non ho idea di come farlo, quindi niente, preferisco andare a braccio. È vero, poi non ti lamentare che non hai visual e scritti, pazienza ragazze, anche se non ho visual e scritti crescerò a formica a formica, piano piano, però almeno arrivo a scrivermi, sì, ciao, a parlare a braccio. Sì, vedete che ogni tanto mi papino, ma fa niente, ragazzi. Io preferisco essere spontanea che andare lì e rovinare il video senza, anche se faccio troppi giri di parole. Scusate se mi gesticolo tanto, ma sapete che mi piace gesticolare. A parte che c'è gente che si tocca i capelli in continuazione, se li sistema, se li gira, se li fa coso, però io capelli là, sono ricci i miei, sono afro, però mi piacciono. Voi direte perché sei africana? Ma che state a dire che non sono africana? Sono italo-americana, però ho tante origini, che non vi sto qua a dire, perché tanto. Se volete vedere il Drama Life, ve lo linko sempre qui sotto nelle schede di informazione. Ok? Ciao ragazze, a presto e perché no, mettete un bel like di supporto. Ah, a proposito, come abbigliamento che vi ho fatto vedere prima, che mi ho indicato prima, è le mie stivali di Enval Soft. Ciao, mettete un bel like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao, a presto ragazze, ciao ciao.